senso. Yeah. Nell'America non faccio. Ok. Allora, beh, facciamogli un applauso. Ecco, grazie. Io so che ci sono già stati due miei amici a parlare recentemente, Carlo Rottieri e Alessandro. Ma sì. E Alessandro Vitale, tanto una voce tale. Si può registrare, sì, ma si sente lo stesso. Allora, l'argomento avrebbe dovuto essere oltre lo Stato, comunità, politica e consenso nell'America dell'Ottocento, ma la buona regola di qualunque lezione, conferenza, eccetera, è di non parlare di cose che si conoscono troppo. L'altra buona regola è di non parlare di cose che non si conoscono affatto, perché altrimenti si rischia. Le cose che si conoscono troppo ad un pubblico generale, francamente, sono assai difficili da comunicare ad un pubblico non di specialisti, per cui farò semplicemente questa segnalazione, una mia introduzione a John Calhoun, Disquisizione sul governo, un libro scritto alla metà dell'Ottocento, da un anno o due in giro della Liberi Libri di Macerata, tradotto è il più importante saggio teorico politico dell'Ottocento. Qui l'idea naturalmente è quella di parlare di queste comunità oltre lo Stato, cercare di uscire dal paradigma dello Stato moderno. È difficilissimo in questo paese parlare di qualche cosa all'interno della politica che non abbia il carattere della modernità statuale. Cioè, le aree di lingua italiana sono state al di fuori della modernità statuale per molti secoli, per lunghissimi secoli. E si discute ancora oggi, ma in effetti il Regno di Sardegna ha unificato l'Italia, forse perché era l'unico Stato moderno in queste aree, era l'unico Stato autenticamente, no, non lo so. Tuttavia, per certo, tutte queste aree, dalle Alpi in giù, sono sempre state caratterizzate da un enorme ritardo, di fatto, nei quello che viene percepito, chiamato come ritardo, dagli storici, non si capisce perché sia ritardo. Un'altra. La Svizzera è in ritardo ancora oggi rispetto alla piena adesione al paradigma e a quello che viene chiamato il dispositivo statuale moderno. In Italia in generale vi è una scarsissima percezione di quelli che sono gli enormi problemi collegati al termine concetto Stato. Stato viene utilizzato con grande tranquillità, ma senza nessuna pulizia concettuale, con sobrietà uguale a zero, per descrivere una serie di comunità che di statuale non hanno assolutamente nulla. Parlano di Stato in Italia gli antichisti per la Mesopotamia antica, la nascita dello Stato nel vicino Oriente, nell'antico Oriente, 4000 anni fa, robe totalmente folli dal punto di vista degli storici delle istituzioni moderne. Insomma, vi è una confusione costante e continua fra lo Stato, la politica, il potere, cioè loro sono convinti che il fenomeno secondo il quale alcuni uomini comandano ed altri obbediscono, un fenomeno indubbiamente molto antico, si chiami Stato. Non è così, naturalmente. All'interno poi delle classi dirigenti italiane, delle classi intellettuali in particolare, la parola Stato moderno, la ormai parola quasi unica, no? Stato, ma si dice Stato moderno, sintagma quasi, Stato moderno, Stato, tutto insieme, è una specie, rappresenta l'appetibilità assoluta, un regno nel quale scorrono fiumi di latte e miele, la sintesi assoluta della modernità. Soltanto in questo paese sentirete parlare di senso dello Stato, come se fosse una bella cosa, no? Senso dello Stato, qual era? Quello dell'SS che accompagnava ad Auschwitz cioè quello era il senso dello Stato, che se li avesse lasciati sfuggire sarebbe venuto meno ad una legge approvata secondo le modalità classiche del Reichstag che era in vigore allora, e si può discutere a lungo di tutto ciò. Insomma, in realtà il problema è l'enorme appetibilità del termine concetto Stato, l'enorme confusione tra Stato, potere e politica, e in generale, diciamo, la scarsa
la scarsa conoscenza dei problemi che nascono dal termine concetto. Allora, i problemi di maggiore momento della storiografia intorno allo Stato sono due, ma in realtà è uno. Il primo problema grosso, praticamente unico, è lo Stato. C'è sempre stato? Quindi questa è la questione cruciale. Ed è ovvio che se la risposta, come deve essere del tutto evidentemente, è negativa, qualche discorso su da che momento si può parlare di Stato può essere affrontato. Se la risposta è positiva, lo Stato c'è sempre stato. Potete andare, ci sono degli articoli degli antropologi che iniziano parlando, dice, fino a 10.000 anni fa gli uomini vivevano in bande, poi nacque lo Stato. 10.000 anni, quindi neanche come i verani e gli altri. Quindi la questione delle origini dello Stato è assolutamente cruciale. Tanto per cominciare, occorre dire che lo Stato non è uno semplice sviluppo naturale del fenomeno potere politico. Quindi questa è la prima questione. Dato il potere politico, data l'esistenza del potere fra gli uomini, da tantissime questioni, non arriva lo Stato da nessuna parte. Tant'è che lo Stato è una creazione europea e assai recente rispetto alla storia dell'umanità. In realtà il periodo di a cui si può, diciamo, secondo molti storici, la Francia entra nel Cinquecento senza con una semplice archeologia della parola Stato alle spalle, e finisce il Cinquecento, entra nel secolo successivo, nel Seicento, con un'intelaiatura di concetti intorno allo Stato tali che a quel punto effettivamente se ne può parlare. La locuzione, diciamo, Stato moderno è già di per sé una locuzione ideologica che rimanda al fatto, e intanto è errata dal punto di vista metodologico, storico, scientifico, completamente. Stato moderno si usa in tutte le lingue, le principali lingue di cultura, ma dovreste dimenticarvela. Gianfranco Miglio, mio maestro, diceva sempre Stato, parentesi, moderno, fra virgolette, alte. Quindi dice, la locuzione è quella, la utilizzano tutti, utilizziamola pure, mettiamo moderno fra parentesi perché è totalmente ridondante, ossia lo Stato altro non è che moderno. In effetti, se voi vi fermate a ragionare, Stato moderno cosa vuol dire? Che uno dice, vabbè, ok, adesso c'è quello moderno. Durante il Medioevo c'era quello medievale, prima c'era lo Stato antico, prima ancora, e gli antichi sono convinti che sia tutto così, anche non pochi medievisti, alcuni scrivono lo Stato bizantino, insomma tutti coloro, lo Stato compare, secondo la visione classica degli antropologi, lo Stato è una questione di stadi, c'è lo Stato arcaico, lo Stato più maturo, tutte le popolazioni seguono la stessa idea, non si capisce perché non abbiano avuto Aristotele, Platone, altre popolazioni, però in generale un rinascimento, una Firenze del Cinquecento, cose del genere, perché secondo gli antropologi non solo siamo tutti uguali, cosa verissima, ma lo sviluppo, c'è un libro famoso di un personaggio che comincia a parlare di popolazioni semi sconosciute dell'Africa centrale, e alla fine dice, questi di fronte a quello che hanno creato impallidisce la Grecia, l'Atene del V secolo avanti Cristo e la Firenze del Cinquecento. Ora, con tutto il rispetto che riescono ad avere le popolazioni africane ad ottenersi, che è un rispetto che è dovuto a tutte le popolazioni, alle loro creazioni, mettere queste popolazioni in relazione e a paragonate a standard di civilizzazione che non abbiamo mai più raggiunto nella nostra storia, fa veramente, è una forma di nuovo razzismo autentico, no? Quindi, però, in realtà l'idea è, occorre chiamare Stato ogni aggregazione politica, però, allora questo non sarebbe così grave se non rappresentasse l'ideologia stessa dello Stato moderno. Lo Stato moderno reinterpreta la sua stessa storia, non a partire da un momento preciso, con tutti i prodromi, eccetera, ma come se ci fosse sempre stato, cioè l'espressione, la frase lo Stato c'è sempre stato rappresenta l'ideologia dello Stato, per cui chi ci crede non solo è un pessimo storico, non ha capito nulla e se ne potrebbe dire anche di peggio, ma in realtà non fa altro che andare avanti per
certi miti classici e l'ideologia dello Stato moderno stesso. Pensate alla frase classica dei latini ubi soggetti, sì. Bene, perfetto, cosa vuol dire ius? Ius non vuol dire Stato, dove c'è una società vi è lo Stato, vuol dire dove vi è una società vi è il diritto, vi sono delle regole, diventa fatto di produzione statuale, vi sono delle regole, significa semplicemente che il diritto non ha luogo in un'isola deserta con Robinson. Robinson non ha bisogno di diritto, Robinson compie delle scelte, Robinson ha bisogno di economia. In un certo senso l'economia esiste anche quando Robinson è solo e venerdì non è ancora arrivato, in riferimento ovviamente al classico romanzo del Nautico. Quindi Robinson deve compiere delle scelte anche da solo e in qualche modo non sono di natura puramente economica, perché non vi è lo scambio, non vi è la moneta, non vi è altro, però sono delle scelte economiche. Per esempio, se vede che sta per piovere, deve costruire un riparo e quindi deve scegliere. Il tempo è una risorsa scarsa, e il suo lavoro è una risorsa scarsa. Quindi l'economia esiste anche per l'uomo da solo. Il diritto no, il diritto esiste solo e esclusivamente in società. E tuttavia tutti hanno voluto leggere e tradurre questa frase come: laddove vi è una società vi sono degli uomini, vi è lo Stato. No, vi è lo Stato, vi è il diritto, vi sono delle regole, delle regole comportamentali. Quindi, quando si vuole credere alla natura persistente, perenne, di una costruzione umana, quale quella dello Stato, che invece è relativamente recente, non stiamo compiendo semplicemente un errore metodologico, questo cerco sempre di farlo capire anche a tanti ignari o ignoranti, utilizzo ignoranti nel senso che ignorano, colleghi, cerco di far capire, ma è molto molto complicato, perché sono assolutamente convinti, primo, che la questione sia lessicale e terminologica e quindi non hanno capito molto, e dall'altro canto lo Stato sia il frutto della razionalità applicata alla politica. Quindi in qualche modo, siccome nello stesso turno di tempo nasceva, qui siamo vittime di un pregiudizio di natura weberiana, nasceva un po' il capitalismo moderno fra 500, 600, 700, nasceva la rivoluzione scientifica più o meno nello stesso turno di tempo, 600, 700, ed è facile vedere come la razionalità che ha presieduto allo sviluppo del capitalismo moderno non sia diversa, non sia sostanzialmente diversa da quella che ha presieduto alla rivoluzione scientifica. E allora Weber, soprattutto nella sua analisi della modernità, mette un po' tutto insieme all'interno di un grande, enorme processo di razionalizzazione della vita, e vi mette anche lo Stato. Stato che certo lui sa bene, è uno dei maggiori indagatori della modernità dello Stato, ma che per gli altri è semplicemente la razionalità moderna applicata al problema della politica. In realtà no, lo Stato è soltanto moderno, e le organizzazioni politiche statuali non hanno nulla a che vedere con le organizzazioni politiche precedenti e non hanno nulla a che vedere con tantissime organizzazioni ancora oggi esistenti nel mondo, perché lo Stato moderno sicuramente è il manufatto tutto europeo e ha grandissimo tasso di esportabilità. Oggi tutto il mondo apparentemente è diviso in cose che ci possono apparire come stati moderni. È stato un processo lungo, un processo lunghissimo, che ha a che fare anche col processo di decolonizzazione. Diceva Miglio: il tipo di ordinamento politico oggi vigente, lungi dall'essere l'unico inevitabile prodotto della ragione universale, è soltanto il risultato, in fondo abbastanza occasionale, di una serie di congiunture storiche. Cioè è accaduto ed è stato accaduto per mezzo anche effettivamente di alcuni progetti che si sono sovrapposti e hanno portato alla distruzione del mondo medievale. L'implosione di quello che è stato chiamato il cosmo medievale ha prodotto una risposta dal punto di vista dell'ordine politico, che adesso vedremo può essere caratterizzata sotto svariati profili, ma essenzialmente unica. Se la dovessi riassumere brevemente, è concentrare tutte le operazioni governamentali in un'unica sala di comando. Cioè, vi diranno,
la modernità, la complessità, la statualità, sentirete, vi sono alcuni che si fanno anche passare per cosiddetti teorici della complessità, eh? E tutti costoro alla fine dicono che ci vuole un super stato mondiale per gestire la complessità, no? Quindi la loro risposta è sempre quella. L'economia sfugge da più Stato, portare lo Stato più in alto, quindi creare un'unica sala per qualunque operazione governamentale, un unico centro di potere. Quindi da un lato dicono che le società sono complesse, dall'altro lato dicono che le istituzioni per governare queste società complesse devono essere le più semplici del mondo, perché in realtà l'apparato statuale è un'enorme semplificazione dal punto di vista delle istituzioni politiche, perché quando vi dico creare un'unica sala per le operazioni di comando, è una sala molto più semplice da gestire che 13-20 sale magari in contrapposizione fra di loro. Anche Carl Schmitt, che è stato uno dei più importanti teorici della politica europei nel corso del Novecento, anche se l'altra sera ho sentito un personaggio in televisione che lo considerava un liberista selvaggio, Carl Schmitt, se ne sentono abbastanza di tutti i colori, era un tipo che piuttosto ignorante, che si chiama una cosa del genere, e di cui aveva anche visto, si era anche pentito, dice: ah, il comunismo, come sono uscito dal comunismo, però poi compare in televisione e non sembra averlo abbandonato più di tanto. In ogni caso si confondeva su quest'uomo. In quest'uomo Carl Schmitt invece, anzi, è un teorico politico che ha sempre avuto coordinate ben statali, però parlava anche naturalmente del declino dello Stato e soprattutto, per quello che ci interessa in questo discorso, in questo contesto, della assoluta e sola modernità dello Stato, cioè lo Stato è solo moderno. E diceva Schmitt: ancora oggi si sente parlare della polis greca oppure della Repubblica Romana come dell'antico Stato dei Greci e dei Romani. Anche voi ve l'hanno detto, l'avrete sentito. La polis è la città-Stato, che in realtà è l'opposto, città senza Stato, proprio questa sarebbe la definizione corretta. E invece che del Reich si sente parlare dello Stato tedesco del Medioevo e persino degli stati degli Arabi, dei Turchi, dei Cinesi, anche degli Aztechi, di Maya, lo Stato dei Maya, sentite, ancora oggi si sente sempre queste idiozie. Quindi dice Schmitt, una forma organizzativa assolutamente legata ai tempi e condizionata storicamente, nonché concreta e specifica per l'unità politica, perde in questa maniera la sua posizione storica e il suo tipico contenuto. Essa viene trasferita con un'errata astrattezza a tempi e popoli del tutto estranei e proiettata in quadri ed organizzazioni del tutto diversi. Quindi qual è il problema? Questo è il problema cruciale. Cominciamo a parlare di Stato per qualunque forma, poi di un super concetto che ne racchiude 10.000 altri. Se uno dice, vabbè, possiamo fare una questione terminologica, lo chiamo Stato, è vero, tu vuoi essere più preciso, sarai più preciso in altre cose. Sì, ma io quando evoco il termine Stato mi prendo tutto, mi prendo il corpo del sovrano, mi prendo Baudin, mi prendo Hobbes, mi prendo tutta la teorizzazione che vi è stata intorno allo Stato. Quindi Maya sarà un po' complicato, diciamo, farvi rientrare in un modello di questo tipo. Ed è questo effettivamente il punto cruciale, il problema cruciale, ed è ciò che gli adoratori di quello che Carl Schmitt chiamava lo Ius Publicum Europeum, che anche lui in parte adorava, comunque ammirava per molti versi, in realtà fanno, cioè cercano di trasporre costantemente quei concetti che hanno presieduto alla formazione dello Stato moderno in luoghi e in tempi che sono assolutamente inospitali per queste realtà. Quindi, se io parlassi della moderna società per azioni, per spiegare l'economia del Medioevo, mi arresterebbero, no? Non ti arrestano perché prendono per deficiente completo. Allo stesso modo, deficiente completo è chi parla di Stato all'interno del Medioevo, degli Aztechi, eccetera. Nessuno chiede l'arresto, ma quantomeno la revoca della cattedra. Quindi queste cose
quando faremo alla fine, perché dovete prendete da mangiare, perché andrò avanti a lungo, vi chiederò veramente, quando vedo l'ottantesimo sbadiglio smetto e basta, quindi fingetevi, non cercate di contagiarvi, cioè qualche cenno sull'America chiarirà meglio il punto, che senso ha trasferire il senso anche del, ancora oggi ci sono alcune realtà che sfuggono alla piena statizzazione moderna. La Svizzera è un caso particolarissimo, l'avete visto con il referendum, ma ormai lasciato fare un referendum, tutto il governo svizzero era contrarissimo a questo referendum e alla fine dispiaciuti del risultato ne devono prendere atto, una cosa assolutamente ridicola rispetto a, ridicola, comunque bizzarra, estremamente bizzarra rispetto alle democrazie mediate di totale mediazione delle classi dirigenti in cui vivono il resto degli abitanti dell'Europa, quegli altri 500 milioni che stanno intorno ai 6 milioni e mezzo di svizzeri. Allora, lo Stato moderno, quando noi cominciamo a ragionare su alcune caratteristiche, l'organizzazione istituzionale, il principio di differenziazione, il monopolio della forza, della forza legittima, violenza legittima, chiamato monopolio della forza, sovranità, il controllo del territorio, l'idea della centralizzazione e soprattutto la questione di vivere in un sistema interstatuale. Lo Stato vive in mezzo ai propri simili, lo Stato vive nella società degli Stati, non vive da solo in un mondo in cui è l'unico Stato. Forse per questo, per fortuna, la Repubblica Mondiale immaginata da Kant non avrà mai nessun rilievo, non accadrà mai in pratica, perché senza un mondo di stati lo Stato non sopravvive, lo Stato vive all'interno proprio del sistema degli stati. Quindi l'aggettivo moderno è totalmente pleonastico, perché queste caratteristiche che ho appena accennato dopo le spiegazioni non si presentano in altri enti politici oltre a quelli che cominciano a formarsi in Europa all'inizio dell'età moderna. Sono tutte caratteristiche che si sedimentano e alla fine viene fuori una creatura dal punto di vista istituzionale che non ha un passato. C'è una bella frase di Luhmann, che era un sociologo che andava per la maggiore prima di morire, poi è morto ed è scomparso del tutto, l'oblio più assoluto. Invece non valeva così tanto da vivo, ma poteva essere un po' ricordato da morto, insomma, diciamo, spezzerei una lancia a favore del ricordo di almeno due o tre sue opere. Ma in ogni caso, diceva, con la formazione dello Stato moderno nella Francia del Cinquecento si mettono a lavoro gli storici, occorreva inventare un passato per questa mostruosa creatura. Ed è, ed è molto vero, cioè gli storici hanno il compito, a un certo punto vengono fuori dell'Europa del Cinquecento perché devono, prima che esistiano qua, una nicchia, un piccolo lavoro di nicchia che qualcuno avanti, ma senza neanche i grandi allori, gli storici servivano intanto per dare lustro a casati che magari non ne avevano, insomma quando viene fuori il principe come prima figura della modernità vengono fuori anche gli storici. Quindi lo Stato nasce e si sviluppa in Europa per poi diventare il più grande manufatto politico di esportazione, non c'è neanche paragone con la Coca-Cola, ci sono, voi andate in giro, sono dei paesi tristemente dove non trovate la Coca-Cola, state male, però la Coca-Cola è un grande segno di civiltà, molto più dello Stato moderno, cioè neanche paragone. Però è più facile, diciamo, che troviate istituzioni statuali di carattere moderno rispetto alla Coca-Cola. C'è un bellissimo film, quello con il fratello con Eric Roberts, che è il fratello della Julia Roberts, del 1985, si intitola The Coca-Cola Kid, è molto bello. Guardate, è lui che va in Australia per portare la Coca-Cola, c'è questo, sembra un film anticapitalista ma in realtà non lo è, dovete vedere tre volte però. Allora, tornando al nostro punto cruciale sullo Stato e non sulla Coca-Cola, in realtà quindi questo è europeo, manufatto a grandissima esportabilità, ma il punto cruciale è che è un'invenzione, non è una scoperta. Cosa vuol dire che un'invenzione non è una scoperta? Lasciamo perdere il discorso.
discorsi troppo filosofici, ce lo dica lei. Che cos'è? Cosa vuol dire che è un'invenzione e non una scoperta? Beh, una cosa scoperta è una cosa che esiste già di natura. È vero, bravo. Questo, stiamo a questa definizione. Una scoperta è una cosa che esisteva già e gli uomini non avevano ancora, ma diciamo che l'errore fondamentale di tutti coloro che si pongono in quest'ottica dello Stato è che sono assolutamente convinti che sia una scoperta, non un'invenzione. Naturalmente per altre questioni la distinzione fra invenzione e scoperta è molto più complicata. La logica, un'invenzione o una scoperta? Questo qui entriamo in un campo che diventa complicatissimo, ma se rimaniamo invece nel campo istituzionale, nella storia delle istituzioni europee, senza alcun dubbio arriviamo a dire che lo Stato non esiste in natura. E quindi tutti gli errori derivano dal credere che i concetti che hanno preceduto la formazione dello Stato moderno siano delle cose magari di cui non conoscevano i nomi, ma che operino nella natura stessa. Per cui ho avuto anche proprio colleghi che dovevano avere anche letto, studiato qualcosa, eccetera, però insistevano, il controllo del territorio lo avevano anche i cinesi, certo. E vanno avanti nella convinzione di trovare un modus operandi tra Cina eccetera che sia da Stato moderno. Allora diciamo subito, non può esistere un modus operandi da Stato moderno senza le categorie concettuali dello Stato moderno, perché lo Stato moderno è la perfetta, piena sintesi tra realtà istituzionale e immagine nella mente degli uomini di questa realtà. Anzi, gran parte dei problemi che noi affrontiamo derivano proprio dalla tirannia concettuale che deriva da tutti i concetti che sono nati ai bordi e intorno allo Stato moderno. Noi non riusciamo più a pensare la politica in maniera diversa o autonoma rispetto allo Stato moderno. Questo accade, lo si vede benissimo in un pensatore importantissimo appunto come Carl Schmitt, ma anche altri studiosi molto importanti che vi parlano del declino dello Stato e poi arrivati al dunque utilizzano delle categorie per parlare del futuro eccetera, o per parlare di cosa accadrà dopo lo Stato, immaginando naturalmente cose che poi vi rendete conto sono categorie prese in prestito costantemente dallo Stato moderno. Cioè lo Stato moderno, probabilmente il lascito più duraturo è che ha provocato questa enorme tirannia concettuale nei confronti proprio della politica. Non riusciamo a parlare di politica se non in relazione a tutto ciò che sappiamo dello Stato moderno. Già Weber, come sapete perfettamente, la più importante definizione della storia delle scienze sociali è quella di Weberiana, non dello Stato. Ha raggiunto, criticato, poi c'è gente che ancora scrive libri, aveva sbagliato Weber, aveva ragione. Però effettivamente più che sbagliato ragione, ha avuto un successo enorme. Però un successo enorme, ma non molti lo hanno letto correttamente, e non molti hanno compreso che il monopolio della forza è una finalità che viene fuori tra il 600 e il 700. Prima di allora non ci avevano neanche pensato. Nessun potere politico sulla terra aveva mai neanche lontanamente immaginato di mettere sotto le armi tutti i cittadini maschi dai 18 ai 35, 50, 40, così. Tassare essenzialmente tutto quello che si muoveva sul loro territorio e cercare e legiferare per mezzo dello Stato e del governo, cioè quindi leggi, coscrizione obbligatoria e tassazione quanta si vuole, perenne, permanente, che sia il 10, il 70%, non cambia nulla, sono finalità che nascono nel periodo delle monarchie assolute, non esistono prima, nessun potere aveva mai pensato, perché molti dicono non aveva mai pensato perché non lo poteva raggiungere, no, non erano le tipiche finalità del potere, non avevano nulla a che vedere. Quindi quando vi raccontano come c'è un famoso saggio del 1970, bibliotecario, non so perché si è messo a scrivere di queste cose, un saggio
di antropologia, dice, 10.000 anni fa riuscivano a tassare, mettere sotto le armi, coscrizione obbligatoria per tutti, quindi il problema non è la definizione di Stato, è proprio una scarsa conoscenza di quella che è la storia della statualità. Il monopolio, è la questione cruciale, fondamentale di tutta la statualità moderna. Il disarmo, in un famoso libro Terra e Potere, Brunner parla del disarmo delle popolazioni europee nel corso del Medioevo, la fine della faida, e noi lo viviamo per noi la faida, che bello, finita la faida, sì sì, ottima, ottima idea, la faida in realtà era un modo di regolare le controversie che era perfettamente legale, che aveva le garanzie, non aveva nulla di barbaro la faida, perché intanto doveva nascere, poteva nascere soltanto quando vi era un torto reale su cui non si poteva discutere, quindi iniziava, non era una faida, non era io ammazzo tuo figlio, non era il canun del albanese assolutamente, cui poi il bambino non può uscire per 20 anni da casa. Era una faida delle popolazioni germaniche regolata assolutamente dal diritto, altrimenti era la faida illegittima e quella era violenza pura. Solo che lo Stato moderno si doveva muovere verso essenzialmente la pacificazione. Questo Schmitt ha perfettamente ragione, lo Stato moderno procede attraverso tentativi costanti di neutralizzazione, il cui fine è raggiungere il monopolio delle armi. Il monopolio oggi, ad esempio, è un caso che Svizzera e Stati Uniti, che non sono ancora stati pienamente moderni, abbiano la libera circolazione delle armi. Noi in Svizzera un po' meno, però tutti hanno comunque, tutti i maschi che hanno fatto il servizio militare, che adesso dura anche poco, molto meno di prima, però va avanti fino a 40 anni e vanno a fare questi simpatici weekend con i loro amici a sparacchiare nei boschi, e tengono il mitra sotto la il letto e sono sempre pronti per raggiungere un punto qualora ci sia un'emergenza in Svizzera. Negli Stati Uniti circolano 125 milioni di armi da fuoco e sarebbe impossibile naturalmente anche per Obama immaginare di andare a requisirle casa per casa, anzi vi è una famosa storia dell'inizio della una rivolta contro lo Stato in America che passa proprio dal presidente. Una storia scritta 25 anni fa, ma insomma, passa da un presidente di colore che decide di andare a prendere tutte le armi nelle case degli americani, ma è una cosa di neonazisti americani. Ma in realtà il punto non è questo, ma nessuno potrebbe neanche toccare le armi perché fanno parte, viene ritenuto secondo l'emendamento, parte integrante della Costituzione, ma nonostante tutte le leggi statali che cerchino di regolamentarlo, ovviamente questo, cioè lo Stato moderno deve dire so io chi può usare legittimamente le armi, quindi gli armati sono coloro i quali lo Stato decide siano armati e essenzialmente i delinquenti che sono armati per conto loro. Nei paesi che non sono ancora totalmente statizzati modernamente come gli Stati Uniti, anche i cittadini per bene possono essere armati. Il monopolio, ad avviso di Weber, era il monopolio della forza legittima. Cosa vuol dire della forza legittima? Molti sono interrogati su questo a lungo, la legittimità della forza. In realtà apparentemente è estremamente ricorsivo il discorso, perché legittima diventa quella forza la quale viene monopolizzata dallo Stato. Se rimanessimo a guardare al concetto di legittimità in questo modo non ne usciremmo più, sarebbe completamente circolare e del tutto una glorificazione della statizzazione contemporanea. In realtà c'è qualche cosa di più in questa definizione di Weber, vi è l'idea che questa forza deve essere percepita come legittima attraverso una qualche formula politica che la classe politica o dirigente al potere cerca di utilizzare. Perché lo Stato non si può basare solo sull'uso della forza. Tutti gli Stati che hanno avuto una certa durata nel tempo non si fondavano quantomeno su un certo consenso, e questa legittimità ci rimanda al consenso. Ricordo che ero
Ero bambino quando morì Franco e subito dopo la morte di Franco, che era per evitare una seconda guerra civile in Spagna nel corso del Novecento, aveva pensato bene alla propria successione, arrivò al re, furono le elezioni. E l'unico partito che si rifaceva a Franco, la Falange, ricordo che prese meno del 2% a quelle elezioni spagnole subito dopo la morte di Franco. E io ero bambino e dissi a mio padre: ma è possibile che governassero col 2% un paese intero? E mio padre mi disse: guarda, le cose sono molto più complicate. In effetti aveva ragione, insomma, le cose sono molto più complicate. Non è un'elezione subito dopo, anche in Unione Sovietica, subito dopo il crollo del comunismo, i comunisti prendevano poco, poi hanno preso parecchio. In Cechia, non so perché la chiamo sempre Repubblica Ceca, se non può dire tranquillamente Cechia, in Cechia i comunisti dopo un po' prendevano il 20 e passa per cento, ma non possiamo pensare che sia un'elezione democratica a farci comprendere di quale consenso godesse all'interno della popolazione un certo regime. Diceva il diavolo Zoppo, il principe italiano, no? Diceva: con le baionette si può fare tutto tranne che sedercisi sopra. Io credo che sia veramente una frase geniale, eh? E tu che vai, ma voi pensate di non sedercisi sopra, anche al contrario, però sedercisi sopra è fastidioso, non è comodo, cioè in un modo è quasi impossibile, nell'altro è ovviamente molto sfondo. Ma quello che intendeva dire naturalmente è: non si può stabilizzare un regime solo ed esclusivamente con la minaccia della forza, cioè il rapporto di potere è sempre l'incontro fra due volontà. Pensate al famoso saggio della servitù volontaria di Etienne la Boétie del 500, in cui lui dice: smettete di obbedire e sarete liberi, o comunque si interroga su quello che è il mistero dell'obbedienza civile, che è ancora questa la questione, che è ancora la questione cruciale di tutta la politica, perché alcuni uomini comandano ed altri obbediscono. E quindi indubbiamente attraverso questa parola legittimità della forza, forza ritenuta legittima da chi la subisce. Cioè è l'incontro, ci deve essere un pochino l'incontro fra gli egoismi, quello che Machiavelli aveva compreso profondamente, cioè l'egoismo del principe da un lato, il quale vuole la stabilità delle sue conquiste, e l'egoismo della popolazione, il quale vuole la stabilità della sua esistenza. E quindi questo scambio che può esistere, in cui il principe offre la stabilità alla popolazione, quindi la sicurezza, e la popolazione lo lascia andare avanti con le sue conquiste, la sua bramosia di potere che interessa perfettamente. Se pensate proprio alla nascita principesca della moderna statualità, vi renderete subito conto che esistono due problemi. Un problema enorme: la cosa che è nata intorno alla figura fisica del sovrano e che poi è diventata la più grande astrazione istituzionale, la più grande costruzione intellettuale della storia dell'umanità occidentale. Quindi la prima cosa è collegata enormemente ad un uomo, ad una figura specifica, a un uomo reale, esistente, e poi nel corso del tempo naturalmente diventa una creazione istituzionale che non rappresenta né governanti né governati, ma che oggi viene visto ormai da secoli come uno strumento